Dice Edoardo Vergani, autore del gol del 2-0, insomma un gol che ha chiuso la partita. Edoardo, un gol importante per il Pescara, ma credo anche e soprattutto per te. Sì, quello sicuramente, è stata un'azione corale che proviamo spesso in allenamento e quando vengono le cose che comunque proviamo in settimana siamo felici. Stai scalando un po' le gerarchie nell'attacco del Pescara, come si suol dire. Chiaramente preferiresti giocare dall'inizio, però insomma con Lescano che è così in forma non è semplice. Però insomma Vergani, quando è stato chiamato a giocare, ha sempre risposto presente. Sì, le scelte non le faccio io, siamo due attaccanti molto forti e ci aiutiamo anche a migliorare l'un l'altro, e mi farò sempre trovare pronto come sto facendo. Partita che avete vinto senza grandissime sofferenze, insomma dopo tante vittorie in trasferta ora state trovando continuità di vittorie anche in casa. Sì, è importante trovare continuità in complesso più che dividendo casa e trasferta per raggiungere i nostri obiettivi. L'allenatore del Pescara dice di non guardare la classifica, di non guardare Catanzaro e Crotone, tu ogni tanto un occhio alla classifica lo dai? È normale che la classifica ogni tanto la vedi, però è giusto quello che dice il mister, la classifica si guarderà più avanti quando conta. Questo è un campionato duro, difficile, a fine partita avete festeggiato tanto sotto la Nord, poi siete andati anche sotto il settore distinti, questi tifosi che sono sempre più caldi e dimostrano di essere sempre più innamorati di questa squadra. Sì, tifosi splendidi sia in trasferta che in casa, ci seguono ovunque e con i risultati che stiamo facendo penso che comunque faccia piacere anche a loro. Domenica si va a Castellammare di Stabia, la Juve Stabia è formazione di rango, insomma però il Pescara vuole confermarsi imbattibile lontano dall'Adriatico. Sì, non dobbiamo concentrarci molto sulle squadre che affrontiamo, ma più su noi stessi e sull'atteggiamento che adoperiamo. Grazie ad Edoardo Vergani. Sì, un attimo. Allora, chiede Andrea Costantini da studio, una convivenza Lescano-Vergani, secondo te è possibile in questo Pescara? Secondo te, insomma, tu mi dirai sicuramente di sì. Sì, io dico di sì perché mi piace. Per caratteristiche tecniche, insomma. Sì, penso di sì, non abbiamo mai giocato insieme, però perché no, dai.